Ecco. C'è una parte di me che è il musicista, che ha studiato al conservatorio e quindi ha una visione analitica e critica su ciò che faccio, perché vuole raggiungere uno standard minimale e possibilmente elevarlo sempre di più. Poi c'è una parte di me che si occupa di relazioni umane, l'uso nella musicoterapia. Queste due parti hanno due visioni politiche completamente diverse. Questa vuole la perfezione in musica, questa vuole la relazione. A quella che vuole la perfezione in musica della relazione gli importa quanto della spazzatura. A questa qui, della perfezione tecnica, non gliene importa più di tanto, perché la considera funzionale. Basta che ci sia, sufficiente e ok. Allora Paolo dice, io sto liberandomi via via di questa parte qua, perché la vedo, riconosco che non è quello che voglio nella vita, però continuo ad agire. Ecco, guardate che bel passaggio che ha fatto. Come mi posso liberare del giudizio? Si è chiesto, ma è una cosa che riguarda solo me? Si guarda intorno, no, riguarda un sacco di persone, sono intrappolati, il giudizio e la relazione. E allora, se questo riguarda tante altre persone, se io faccio questo passaggio, lo faccio solo per me? No, posso essere un esempio per altre persone. E quindi, se lo faccio, ho una motivazione in più che solo di occuparmi di me. E siccome lui ha un'apertura dell'anima verso la generosità, questo lo favorisce, perché trova il semaforo verde quando dice faccio qualcosa anche per altri. Okay? Ecco, ho letto recentemente un libretto di uno dei preti da marciapiede, come si chiamano, ma ne era un altro, comunque sì, in cui diceva l'amore ferito, e il giudizio ferisce l'amore, guarisce quando si trasforma in amore per gli altri. Cioè in pratica non riusciamo, l'amore ferito, il giudizio è amore ferito di mia madre, mia madre traumatizzata, io traumatizzato, amore ferito, guarisce quando, anziché focalizzarmi sul trauma che ho ricevuto io, mi focalizzo sul trauma che l'umanità condivide con me. E io mi metto non a fare una battaglia solitaria e separata dagli altri, ma faccio una battaglia, così mi impegno, senza usare il termine battaglia, mi impegno in qualcosa che è utile per chi? Per tutti. Ma allora questo è un dono e rientro nel tema tuo. È una qualità dell'essere, un donare. E quindi quando fai così hai dalla tua la tua anima che ti sostiene e le anime degli altri, perché poi vedremo che una delle caratteristiche dell'anima personale è quella di sentirsi in collegamento con le altre. Allora, il potere dominio ha sempre usato la separazione per mettere l'uno contro l'altro. Ma quando ci mettiamo uno contro l'altro, la prima cosa è che ci separiamo dalla nostra anima. Quindi in un colpo solo, mentre ti colleghi all'anima degli altri, ti colleghi anche alla tua. Oppure ti separi da quella degli altri e ti separi anche dalla tua. E quello che genera questa separazione è sempre regola, lo troverete sempre. È questo signore qua, il giudizio. Lo troverete nelle forme più diverse, sotto le sembianze più... Ma c'è sempre. Ecco. Okay? E dove c'è il giudizio, regolarmente c'è la paura. Non si scappa. Quindi questa mattina, dopo un'ora che stiamo lavorando insieme, stiamo toccando uno dei temi centrali della psiche umana. Cioè, il giudizio, la paura e l'origine del potere dominio. E questo non riguarda la psicologia, ovviamente. E basta. Riguarda l'umanità, riguarda la politica, riguarda la filosofia, riguarda l'arte, la scienza, tutto. Cioè, se io faccio per gli altri, può essere qualcosa che è per gli altri, ma non è per me. A quel punto lì è semplicemente una variante del giudizio, nel senso che giudico me indegno, gli altri degni, allora mi occupo a servire gli altri, ma a me non mi faccio del bene. Poi ti rimane appunto lo scollamento, di io per me cosa faccio? Esatto, esattamente, è una variante. Allora quando noi facciamo un'azione di dono, quando doniamo a chi? A tutti.
E quindi prima ricevere dono che siamo noi stessi. Questo vuol dire entrare nella logica dell'anima. Pensate che la visione freudiana è che l'amore o è per sé o è per altri. L'amore per sé del bambino è narcisista, poi rinuncia all'amore per sé perché non ne può fare a meno, perché se no non può vivere in società. Allora poi para anche obtorto collo far finta di amare gli altri. Naturalmente quello gli genera continuare odio, risentimento. Ecco, la visione freudiana su questo è sbagliata. No, non è così. L'amore è per tutti.